questa nuova ricetta. Oggi cosa prepareremo? Oggi prepariamo una pasta. Prima che la cipolla si brucia, vai, dai. Ma intanto prendo le zucchine. Prendiamo le zucchine. Prepariamo una pasta con zucchine e coriandrospo e salsa di basilico. Quindi cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo le zucchine nella pentola. Cercando di farle entrare nella pentola. Dove avevamo messo la cipolla, soffriggere nell'olio. A questo punto possiamo fare spazio al pesce. Regoliamo di sale. E lasciamo cuocere altri 10 minuti. Sì. Bene, quindi abbiamo tagliato la coda di rospo e se si asciuga troppo si può aggiungere un pochino d'acqua. Okay, possiamo adesso mettere i fusilli, provvedere a girare e a far insaporire la pasta. Sì. Ecco, provvediamo. Mettiamo quindi la pasta, il pesce e le zucchine nel piatto. Vai. Ok, basta così. E infine aggiungiamo un paio di cucchiaini della nostra salsa di basilico. Che diciamo come abbiamo fatto? Non lo so. Che abbiamo fatto mettendo una decina di foglie con mezzo bicchiere d'olio e uno spicchio d'aglio a frullare. Benissimo. Ed ecco qui, il piatto molto casual finisce. Grazie per averci ascoltato, speriamo che anche questo piatto casual vi sia piaciuto. Arrivederci e al prossimo piatto casual.